Buonasera a tutte, buonasera a tutti e benvenute e benvenuti in questo appuntamento di Buone Nuove. È il terzo appuntamento di questo format che la Biblioteca Comunale Michele Lecce di San Giovanni Rotondo ha fortemente voluto creare per dare la possibilità a persone del territorio di presentare i percorsi di ricerca, presentazioni di libri e il frutto del proprio lavoro. Noi siamo felicissimi di come è andata finora perché abbiamo avuto un bellissimo riscontro. Molti autori, molte autrici sono anche venute allo scoperto e vogliono partecipare alle prossime edizioni e noi siamo davvero molto felici per questo. Oggi è un appuntamento particolare perché avremo con noi due studiosi di una materia che è molto affascinante, la botanica, e presenteremo il nostro territorio in una prospettiva totalmente diversa di come siamo abituati noi a vederlo. Il Gargano, le isole Tremiti molto spesso vengono presentate come luoghi paradisiaci, è sicuramente vero, però magari non facciamo mai attenzione a chi abita realmente questi luoghi, abita nel senso più ampio del termine. Oggi parleremo dell'aspetto floristico con un volume spettacolare che si presenta già in maniera fisica totalmente interessante da approfondire. La flora vascolare del Gargano e delle isole Tremiti. Chiavi analitiche per la determinazione. Abbiamo con noi oggi uno degli autori, che è Robert Philip Wagensommer, che sarà accompagnato nella presentazione da Pietro Medagli, botanico dell'Università del Salento. Pietro si occupa di flora spontanea, con un particolare riferimento a quella pugliese e del territorio materano, con particolare interesse per le orchidacee spontanee, contribuendo alla scoperta di nuove specie, fra le quali vi è Ophrys mattinate, scoperta presso la città di Mattinata sul Gargano. Ha collaborato a numerosi progetti della Società Botanica Italiana, fra i quali la realizzazione della checklist della flora pugliese. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche e si dedica spesso anche alla realizzazione di testi divulgativi a carattere botanico. Mentre Robert Philip Wagensommer è un botanico dell'Università di Bari, Aldo Moro, ed è cresciuto sul Gargano, frequentando le scuole a San Giovanni Rotondo. Ha studiato a Roma e Firenze e dopo aver lavorato in varie università, Roma, Bari, Camerino, Perugia, Bolzano, attualmente è ricercatore presso il Dipartimento di Biologia dell'Università di Bari. È autore di circa 200 pubblicazioni, di cui quasi 100 articoli su riviste scientifiche internazionali. Si occupa prevalentemente di flora spontanea e di specie a rischio di estinzione, in particolare in Puglia e soprattutto sul Gargano. Proprio sul Gargano ha scoperto alcune piante nuove per l'Italia, quali Cerinte retorta e Linum elegans. Beh, che dire, io lascio la parola a questi due splendidi studiosi. E vi auguro una buona serata in nostra compagnia. Ringrazio la Biblioteca Comunale Michele Lecce, il Comune di San Giovanni Rotondo, la cooperativa che gestisce il servizio bibliotecario, la cooperativa Cantieri di Innovazione Sociale per darci la possibilità di creare questi eventi per il nostro territorio. Grazie e buona serata. Lascio la parola al professor Pietro Medagli. Grazie.
Buonasera a tutti. Per me è un onore presentare questo volume, cioè quello che stiamo presentando non è un libro qualsiasi, è una flora del Gargano e delle Isole Tremiti che adesso si capirà che è qualcosa che ha una portata storica. Al di là dell'importanza in sé dei contenuti di questo volume segna una data importante per la conoscenza della flora del Gargano. Il Gargano, diciamo, tutti i garganici dovrebbero essere fieri di abitare in questa zona che in un certo senso, dal punto di vista botanico, è un po' l'ombelico dell'Europa. Cioè, da sempre gli studiosi si sono rivolti al Gargano perché è un'area ricca di biodiversità e che quindi ha destato sempre grande interesse. E se noi andiamo a vedere un po' la cronistoria degli studi, delle ricerche sul Gargano, notiamo che già da tempi possiamo definire remoti, gli studiosi hanno rivolto la loro attenzione al Gargano. Per esempio, si ha notizia addirittura del primo studio botanico del Gargano che risale ufficiale, ovviamente, al 1535. Cioè, parliamo di studi che vengono documentati attraverso pubblicazioni. Sono botanici che si interessavano alle piante dal punto di vista medico, in effetti. Quindi i primi botanici erano anche medici. Poi c'è un altro viaggio storico di Bartolomeo Maranta, che questo era di Venosta, Basilicata, che nel 1559 fu di nuovo sul Gargano per un viaggio di ricerche, diciamo, di piante, soprattutto medicinali. Poi abbiamo notizie anche di Pietro Antonio Micheli, che fu il fondatore della Società Botanica Fiorentina, che poi ha precorso quella che attualmente è la Società Botanica Italiana. Ecco, lui curiosamente in questo suo viaggio nota nella zona della grotta di San Michele una campanula che lui chiama campanula garganica, perché era una campanula trovata sul Gargano, non si conosceva esattamente che campanula fosse, e lui, non sapendo come definirla, l'ha chiamata campanula garganica. È stato un nome profetico perché quando è stata riscoperta anni dopo è stata poi battezzata ufficialmente campanula garganica. Quindi ci sono questi viaggi storici di cui appunto rimane traccia e che hanno segnato la storia dell'esplorazione del Gargano. Addirittura si potrebbe fare, come dire, addirittura uno studio storico delle esplorazioni botaniche del Gargano, perché tanti sono stati gli autori che si sono dedicati al Gargano, sia con brevi viaggi, diciamo così, brevi permanenze, ma anche con studi molto corposi. Quindi diciamo che dal 1545 in poi c'è una mole imponente di dati bibliografici che riguardano il Gargano. Si può dire che tutti i più famosi botanici dell'epoca passata, ma anche i contemporanei, non hanno potuto evitare di andare sul Gargano perché effettivamente il Gargano è una palestra, diciamo così, dal punto di vista botanico che offre tante informazioni, tante nuove conoscenze, diciamo. Tra i grandi botanici del passato abbiamo per esempio Gussone, che era Cavalier Gussone, che addirittura faceva i suoi epici viaggi in carrozza. Quindi immaginate, adesso magari noi prendiamo l'aereo, prendiamo i fuoristrada, allora si andava in carrozza, quindi immaginate il disagio, se così possiamo dire, visto dal nostro punto di vista, di intraprendere questi viaggi faticosi. Noi adesso abbiamo l'aria condizionata in macchina. E poi, quindi questo Gussone, Giovanni Gussone, veniva da Napoli, allora c'era il regno di Napoli, quindi la capitale del regno era Napoli. Gussone partiva in carrozza da Napoli e faceva dei lunghi viaggi, tra diversi viaggi in Puglia. E nel suo primo viaggio, nel 1823, fu appunto sul Gargano e nei suoi racconti di viaggio riporta per esempio la Laconizza verbascifolia, che poi è stata chiamata con vari nomi, Inula candida, Inula verbascifolia, un'interessantissima pianta
transadriatica tipica delle coste balcaniche, che ritroviamo anche qui da noi in Italia solo e esclusivamente sul Gargano. Poi ci sono anche i viaggi di tenore sul Gargano, uno storico viaggio del 1827, quando lui scoprì effettivamente, ufficialmente, la Campandola Garganica, dire questo nome, che era il nome che gli aveva dato Pietro Antonio Micheli. Lui ritrovò, diciamo, negli appunti di viaggio di Pietro Antonio Micheli questo nome, Campandola Garganica, e volle rinnovare, diciamo, riaffermare questo binomio scientifico. E Tenore racconta con grande enfasi la scoperta di questa campanola, che lui trovò sopra i muri del paese di Monte Sant'Angelo, trovò questa pianta, che era una pianta più piccola, dopo un'estenuante escursione al caldo, era giugno del 1827, lui trova questa eccezionale campanola, una pianta che probabilmente conoscete tutti. La Campandola Garganica è un po' il simbolo della flora garganica, è l'endemismo del Gargano più conosciuto. Quindi lui, estasiato dalla presenza di questa campanola, non si attardò a bere a una fonte che avevano trovato là vicino, tutti assetati, stanchi. Lui, colto da questa emozione, dimenticò la sete, la stanchezza, e rimase immobile a guardare questa campanola. Questo fa capire quanto questa gente, no, fosse dedita allo studio, ma nello stesso tempo all'entusiasmo per le scoperte. È un po' questo il filo conduttore che guida i botanici nelle nuove scoperte, cioè si va a fare chilometri di strade, in zone impervie, in zone spesso anche inospitali, ma il filo conduttore è quello del piacere della scoperta, dell'emozione di trovare cose nuove, no? Quindi, ecco, praticamente, come dicevo prima, si potrebbe fare una cronistoria delle scoperte del Gargano, che sono tali e tante. E alla fine i contributi scritti, i contributi scientifici sono tantissimi, cioè tanta gente ha scritto sul Gargano, e ha scritto in epoche diverse, utilizzando anche flore diverse. Cioè, voi sapete benissimo che col tempo le flore vengono aggiornate dal punto di vista nomenclaturale, quindi i nomi cambiano, purtroppo si potrebbe dire, ma è una necessità, diciamo, di tipo scientifico. E quindi, come dire, spesso si ritrovano la stessa pianta citata con nomi diversi nelle diverse epoche. Facevo il caso della Conizia verbascifolia, che è diventata Indola candida, poi Indola verbascifolia, e quindi cambiano ancora, spesso ritornano i vecchi nomi. Quindi, se uno va a vedere i nomi, diciamo, del passato, delle flore del passato, trova, come dire, nomi di piante che poi deve tradurre nella dizione, diciamo così, attuale, secondo la nomenclatura. E quindi c'è stato qualcuno che a un certo punto si è presa la briga di ordinare questa mole imponente di pubblicazione. Io, per esempio, raccolgo quasi tutte le pubblicazioni che sono state fatte sulla flora del Gargano, ho le fotocopie, purtroppo non gli originali, perché sono opere antichissime, e quando le sfoglio, come dire, vedo che c'è una mole enorme di dati che va messa a sistema. E quindi c'è stato in passato qualcuno che si è preoccupato di fare un po' di ordine, e tra questi il primo, diciamo così, che ha avuto l'idea di fare una flora del Gargano è stato Fenaroli, Luigi Fenaroli. Lui in realtà ha fatto un prodromo della flora del Gargano. Cioè, che vuol dire prodromo? Lui ha raccolto tutte le informazioni che c'erano nella forma come erano state in genere prodotte, riportando i nomi, spesso i nomi originali con cui le piante sono state trovate, indicando le località. Ma quest'opera di Fenaroli è una miniera di informazioni ancora oggi insostituibile, perché è una guida che, anche storica, del Gargano, che venne pubblicata in più volumi. C'è una rivista molto famosa che si stampa a Firenze, la rivista Vebbia, che è una delle più note e più autorevoli riviste botaniche, e su Vebbia lui pubblicò il prodromo della flora garganica in 4 contributi diversi, uno nel 66, l'altro nel 70, l'altro nel 73 e l'ultimo nel 74. Quindi, vedete, è stata un'opera veramente enciclopedica, diciamo così, no? E quindi un tentativo di fare il punto della situazione. Eravamo al 72, praticamente Fenaroli aggiorna i dati delle conoscenze fino al 72, con 2000
299 taxa trovati sul Gargano, quindi vedete una biodiversità floristica veramente formidabile. E c'è stato un tentativo successivo nel 2002 di Nello Biscotti di Vico del Gargano, che ha scritto anche lui in due volumi una botanica del Gargano, in cui anche lui ha cercato di produrre una sintesi, diciamo. Poi c'è stato, questo me lo ha detto Robert, un'altra opera di Liszt, che è il coautore anche di questo volume che stiamo presentando stasera, che ha scritto un'altra flora del Gargano, però, se così si può dire, però in lingua tedesca, e gli italiani hanno sempre una certa avversione per le lingue straniere, soprattutto per il tedesco, quindi diciamo così, è passata sottotono un'opera che invece è stata molto meritoria e molto importante, da cui poi deriva questa che stiamo presentando questa sera. Però quella di questa sera, diciamo, in qualche modo è aggiornatissima fino al 2020, quindi è un'opera moderna con la nomenclatura attuale che in qualche modo fa il punto della situazione. Questo è importantissimo, cioè questa mole enorme, spesso informe, di informazioni è stata messa in forma cui realizzare è possibile avere un riscontro di tutte le piante che sono effettivamente presenti sul Gargano, oppure vengono analizzate le piante del passato che sono state, per esempio, indicate per errore, e quindi vengono indicate come non presenti, perché appunto erroneamente indicate, oppure vengono indicate come dubbie laddove alcune piante trovate una sola volta nel passato non sono state più ritrovate e quindi non si capisce bene, come dire, che fine abbiano fatto e andrebbero, diciamo così, riconfermate. Quindi, come dire, fare il punto della situazione è anche uno stimolo non solo a dire, a fare il punto della situazione attuale, ma anche indirizzare verso le indagini future per capire quali piante andrebbero, per esempio, no, riconfermate, ulteriormente studiate. Ecco, chiaramente io sto parlando del Gargano, ma intendo il Gargano anche con le isole Tremiti comprese, perché anche le isole Tremiti hanno tutta una storia a sé di esplorazione, no? Abbiamo per esempio il Terracciano che già fu nel 1890 ad esplorare le isole Tremiti, Cortesi nel 1909-1910. Beghinò nel 1909 anche lui, Pampanini nel 1916, cioè tutti botanici illustri del passato che magari alle persone di oggi non dicono nulla, perché se uno magari non si interessa di botanica, questi nomi possono essere passati, come dire, inosservati. Trotter, per esempio, anche questo, oppure il grandissimo Adriano Fiori, nel 1914 fu anche lui sul Gargano e sulle isole Tremiti. E poi c'è un capitolo a parte, quello delle orchidee, che mi sta particolarmente a cuore, cioè questa deformazione, diciamo così, professionale. Ma anche qui abbiamo personaggi di grandissimo livello, cioè che solo nominarli oggi, no? Eric Nelson, i coniugi Danesh, Lorenz e Gembart, tutte persone autorevolissime, Gols e Reinhardt, ci cioè hanno fatto la storia della. Sono quasi tutti tedeschi, e hanno fatto la storia delle scoperte delle orchidee sul Gargano. Infatti, ecco, tra le orchidee del Gargano c'è la famosa Ophrys garganica, che è stata, forse la parola impropria, perseguitata, cioè qualcuno l'ha messa in sinonimia con Ophrys passionis. Adesso forse mi sto addentrando troppo nei tecnicismi, però poi alla fine Ophrys garganica è stata riabilitata, esiste una specie valida. Però ecco, come è successo con molte specie garganiche, questa pianta chiamata garganica è stata poi ritrovata fuori del Gargano. Cioè il destino di molte piante chiamate garganiche si sono rivelate, diciamo, come d'altronde era anche un po' giusto che fosse, non endemismi esclusivi del Gargano, ma specie descritte per la prima volta nel Gargano. Questo sarebbe un po'. Per esempio abbiamo la Ophrys sipontensis, descritta per Santa Maria di Siponto, che poi è stata trovata sulle Burge, è stata trovata in Campania, quindi è uscita un po' dai confini garganici. Oppure la Ophrys promontori, dedicata proprio al promontorio del Gargano, e poi anche questa scoperta dai coniugi Danesh, e poi in realtà ritrovata anche altrove, quindi
promontori, addirittura arriva anche nel Lazio. Invece abbiamo degli endemismi che si sono conservati esclusivamente come endemismi garganici. Per esempio l'Ophis bertoloniformis è una variante della Ophis bertoloni, una specie, diciamo così, consorella della bertoloni. I ritrovamenti fuori dimostrati dovuti, come dire, a esemplari un po' anomali che facevano credere di aver trovato la bertoloniformis fuori dal Gargano, ma in realtà è esclusiva ancora oggi del Gargano. Oppure mi piace citare Ophis mattinata, non per niente, perché diciamo così ho contribuito alla sua scoperta, un'orchidea trovata presso Mattinata e che si conosceva già da tempo, ma era stata erroneamente ritenuta Ophis estrifera subspecie bremifera, cioè una pianta balcanica. Però studi successivi e ulteriori hanno dimostrato intanto che la Ophis bremifera non era presente sul Gargano e quindi cos'era quella che c'era sul Gargano. Da studi più approfonditi è venuto fuori che era Ophis mattinata ed è stata dedicata alla città di Mattinata, che in realtà viene ritenuta la capitale, come dire, del Gargano per quanto riguarda le orchidee. Probabilmente, come dire, il Gargano è tutto una capitale europea delle orchidee. Quindi, però, insomma, il nome di Mattinata è meritato per questa specie. Quindi, diciamo così, come vedete, parlare del Gargano, potremmo stare giorni e giorni a parlarne, perché è una terra affascinante, ricchissima, piena ancora di interrogativi, di cose da scoprire, cioè non si finisce mai. Però, ecco, l'amico Robert ha la forza, diciamo così, di prendere in mano questa materia enorme e di produrre questa flora. Secondo me nessun altro poteva farlo se non lui, uno che ha, diciamo, vissuto sul Gargano, la sente come la sua terra e quindi in qualche modo ha dato questo contributo, un monumento al Gargano, ma un monumento anche a se stesso, secondo me, a mio avviso, insomma, ecco. Quindi io, vabbè, non vorrei trattenermi oltre e dare la parola all'autore, perché se no finisce che parlo più io che non l'autore dell'opera. E quindi passo la parola a Robert, l'amico Robert. Prego Robert, poi... Perfetto, grazie. Ringrazio l'amico Piero Medagli e anche per questo bellissimo excursus sulla storia delle ricerche botaniche e floristiche, in particolare sul Gargano. Ringrazio anche subito, per evitare di dimenticarmi, la biblioteca Michele Lecce di San Giovanni Rotondo per l'opportunità che mi sta dando di parlare di questo volume che ho pubblicato assieme al collega Licht nel novembre dell'anno scorso, del 2020. Faccio partire una presentazione. Ok, quindi oggi parliamo di questo volume che tratta della flora vascolare del Gargano e delle isole Tremiti. Ora però a questo punto bisogna prima un attimo capire che cosa è una flora e che cosa significa quel vascolare. Innanzitutto stiamo parlando di forme di vita, di piante, quindi siamo all'interno di una enorme biodiversità che custodisce il nostro pianeta e che ancora non abbiamo completamente catalogato. Intanto, giusto per essere molto chiari, tutti gli esseri viventi sono accomunati da una caratteristica, quella di essere costituiti da cellule, da una o più cellule. Le cellule possono essere di due tipologie, quelle che vedete qui, cellule procariotiche o eucariotiche. Quindi i batteri hanno una cellula procariotica, gli altri organismi viventi hanno cellule eucariotiche, come la cellula vegetale che vediamo in basso a destra. Quindi gli organismi viventi sono costituiti da una o più cellule, e solo gli organismi viventi. Questa è una caratteristica che li accomuna. Quanti sono? Attualmente esistono circa 2,5 milioni di specie descritte a livello mondiale. Però ci sono sicuramente molte altre specie che ancora la scienza non ha descritto, che ancora non conosciamo.
in particolare si pensi a situazioni difficili da esplorare, come possono essere gli abissi oceanici, ma non solo, anche in Italia, per dire, vengono annualmente descritte diverse specie nuove di piante e di animali, nonostante siano secoli che stiamo studiando flora e fauna in Italia. Per non parlare di foreste pluviali, equatoriali, dove ancora sono tantissime le specie da scoprire. Ci sono stime molto variabili. Autori diversi parlano da 4 milioni fino a 100 milioni di specie presenti a livello mondiale, di cui, ripeto, 2,5, 2 milioni e mezzo descritte. Le stime più attendibili sono che il totale si aggiri intorno agli 8-9 milioni di specie. Quindi in realtà la maggior parte delle specie ancora non le conosciamo, non le abbiamo descritte. Si tratta in particolare, il grosso, la parte del leone la fanno gli insetti. Gli artropodi in generale sono la maggior parte del numero di specie. Quindi teniamo a mente questo numero, 2 milioni e mezzo. Tutta questa diversità, poi gli scienziati, in particolare diciamo i tassonomi, la ordinano in qualche modo. I famosi regni, che probabilmente tutti hanno sentito, quanti sono i regni dei viventi? Beh, attualmente generalmente se ne considerano 6, alcuni ne considerano 7, li vedete lì elencati senza addentrarci troppo. Sono, ecco, i batteri, che sono divisi in due gruppi, eubatteri ed archeobatteri. Poi ci sono i protisti, le piante, i funghi e gli animali. Quindi questi sono tutti gli organismi che conosciamo, tutte quelle 2,5 milioni di specie che conosciamo, appartengono a uno di questi 6 gruppi, che chiamiamo regni. Ora, possono essere raffigurati anche in questo modo, da un antenato comune, come vediamo in basso. Nel passato, quindi nel corso del tempo, si sono separati vari gruppi, prima gli eubatteri, poi gli archeobatteri e poi tutti quegli organismi viventi che invece hanno una cellula più evoluta, quella cellula che prima abbiamo chiamato eucariotica. Quindi protisti unicellulari, poi piante, funghi e animali. Noi oggi ci concentriamo solo sulle piante. Ma anche all'interno delle piante c'è una notevole diversità, biodiversità. Qui vediamo degli esempi. Si va dalle alghe, non tutte le alghe sono piante, le alghe vengono oggi incluse in due o tre regni diversi, piante, protisti, eventualmente cromisti. Comunque ci sono alcune alghe che appartengono al regno delle piante. Poi ci sono le briofite, che sono quelli che chiamiamo muschi e specie affini. Poi ci sono le pteridofite, che sono le felci e altre specie affini. E poi ci sono le spermatofite, che sono le piante a seme, quelle che producono semi, che sono divise in questi due gruppi, gimnosperme e angiosperme. Le angiosperme sono le piante a fiore, quelle che producono fiori. Quindi ecco qui, diciamo, la variabilità che esiste all'interno del regno piante. Quante sono quindi le piante? A livello mondiale circa 350.000 specie. Se vi ricordate, prima abbiamo detto le specie di esseri viventi presenti sono circa conosciute, descritte, sono circa 2 milioni e mezzo. Quindi il grosso non sono le piante sono meno del 15% delle specie viventi descritte. In basso vedete questo 15%, queste 350.000 specie circa, come sono distribuite nei gruppi in cui sono divise le piante, quindi alghe, muschi o briofite. Pteridofite, diciamo felci e affini, gimnosperme e angiosperme. Vedete che il grosso sono le angiosperme, le piante a fiore, 300.000. Quindi 300.000 specie su 350.000 sono angiosperme, sono piante a fiore. Perché lo sviluppo del fiore da un punto di vista evolutivo è stato una tappa fondamentale che ha consentito a queste piante di invadere tantissimi ambienti e di diventare molto competitive, di avere anche una fitness riproduttiva maggiore, quindi col tempo sono diventate le specie dominanti sul nostro pianeta. Vedete, vi ho messo in un rettangolo rosso le pteridofite, gimnosperme e angiosperme, perché questi tre gruppi costituiscono le cosiddette piante vascolari. Vascolari perché hanno dei vasi, dei fasci conduttori, dei tessuti conduttori, diciamo quelli per il trasporto che comunemente chiamiamo la linfa grezza dalle radici alle foglie, la linfa elaborata dalle foglie al resto della pianta, per semplificare. Quindi queste piante qui, pteridofite, gimnosperme e angiosperme, sono piante vascolari. Vedete
Per cui il libro che presentiamo oggi, Flora vascolare del Gargano e delle isole Tremiti, riguarda tutte le piante che crescono sul Gargano e sulle Tremiti che appartengono a questi tre gruppi, pteridofite, gimnosperme e angiosperme. Quindi sono escluse le alghe e i muschi, praticamente. Quindi il libro contiene tutte le piante presenti sul Gargano, tranne alghe e muschi. Quante sono le piante vascolari in Italia? In Italia abbiamo circa 8.000 specie e sottospecie di piante vascolari, più altre 800 specie che non erano presenti in Italia, ma che sono arrivate direttamente o indirettamente per azione antropica, per azione dell'uomo, quindi che l'uomo ha portato e che si sono naturalizzate nell'ambiente. Quindi per un totale di circa 8.800 specie, su, se vi ricordate, 313.000 le piante vascolari, specie presenti a livello mondiale. Quindi in Italia abbiamo meno del 3% delle specie presenti a livello mondiale. Può sembrare poco, ma in realtà 8.000 non sono affatto poche. In ambito europeo sono molte, e anche in ambito mediterraneo siamo una flora molto ricca. E sul Gargano? Sul Gargano abbiamo circa 2.700 specie segnalate, specie sottospecie, però molte sono state segnalate per errore o sono particolarmente dubbie. Le stime più valide parlano di 2.100 specie presenti sul Gargano. Quindi meno dell'1%, meno dello 0,7% delle specie mondiali, ma questo non deve stupire. Quello che invece va sottolineato, circa il 24% delle specie presenti in Italia. Quindi praticamente una su quattro delle specie di piante vascolari presenti in Italia lo ritroviamo sul Gargano, incluse le Tremiti. Sono tante, sono poche? Vi ho riportato proprio in basso un confronto. Vi dicevo prima, a livello europeo sono tante, 8.000 specie, perché c'è un gradiente proprio, il numero di specie aumenta avvicinandosi all'equatore, quindi diminuisce andando dall'equatore verso i poli, mentre aumenta andando dai poli verso l'equatore. Quindi noi comunque, essendo nella parte sud dell'Europa, abbiamo, come Grecia, Spagna, il maggior numero di specie a livello europeo. Il Regno Unito ha circa 2.000 specie di piante vascolari, quindi più o meno come il Gargano. Quindi sul Gargano abbiamo una diversità di piante che è confrontabile con quella dell'intero Regno Unito. Arriviamo quindi proprio al Gargano. E questi due lavori già li citava il professor Medagli. Sono due lavori del 2002, quello a sinistra, e del 2008, quello a destra. Il primo, di Nello Biscotti, uno studioso di Vico del Gargano, in cui mette, da questo titolo, Botanica del Gargano, perché mette assieme tantissime informazioni che riguardano le piante del Gargano. E fa anche una checklist, cioè un elenco di tutte le piante che fino ad allora erano note. Nel 2008 c'è questo lavoro invece di Licht, che è il coautore del libro che stiamo presentando oggi, che però è scritto in tedesco, quindi effettivamente non ha avuto grande successo in Italia, ma riguardava proprio anche in quel caso la flora del Gargano, l'intera flora del Gargano. Le conoscenze sono andate avanti, sia da un punto di vista delle scoperte di piante, sia da un punto di vista tassonomico, cioè dell'inquadramento delle parentele tra le varie specie, tra i vari gruppi di piante, e quindi nel 2020 abbiamo pubblicato questo volume, Licht e il sottoscritto, in cui sono presenti tutte le piante che si possono trovare sul Gargano e sulle isole Tremiti, e sono state elaborate anche delle chiavi analitiche per la determinazione. Vuol dire che attraverso questo libro chiunque può, prendendo una pianta in mano, raccolta sul Gargano e sulle Tremiti, arrivare al nome di quella pianta. Ho detto chiunque, è chiaro che in realtà servono un minimo di conoscenze basilari di botanica, oppure se non le si hanno si possono reperire con relativa facilità anche su internet o su dei glossari botanici che abbiamo segnalato anche nel libro stesso. I migliatori sono questi, ho voluto mettere le foto perché non essendoci il coautore almeno lo vediamo in foto. Il libro è stato finanziato dal Parco Nazionale del Gargano, sia la ricerca che ha portato al libro, sia la stampa stessa.
Come vedete, la ricerca è stata finanziata a fine del 2015, quindi il libro poi ha visto la luce dopo 5 anni, ed è ovviamente il risultato di ricerche compiute per circa 30 anni dal coautore, da Licht, sul Gargano, e per circa 15 anni dal sottoscritto. Sono ai ringraziamenti, ma non perché sto chiudendo, perché vi ho appena detto che il libro è stato pubblicato dal Parco Nazionale Gargano e quindi è doveroso fare dei ringraziamenti a coloro che hanno consentito la realizzazione di questo volume, ovvero l'ex presidente, l'avvocato Pecorella, l'attuale presidente, il professor Pazienza, e la dottoressa Strizzi, che in vario modo hanno favorito la pubblicazione di questo volume. È un ringraziamento particolare all'editore di Foggia, Claudio Grenzi, e ai suoi collaboratori che hanno mostrato estrema professionalità in tutte le fasi di realizzazione editoriale. Abbiamo detto che quindi parliamo di flora. Flora vuol dire elenco di tutte le specie di piante presenti in un determinato luogo. Vascolare, quindi abbiamo visto che vuol dire tutte le piante tranne le alghe e tranne i muschi. Del Gargano e delle isole Tremiti. Ok, mentre le isole Tremiti è ben chiaro cosa siano, le vediamo in alto in questa immagine, è un arcipelago, le isole di San Domino, San Nicola, Capraia, il Cretaceo, e poi a nord-est di queste isole, molto vicine tra loro, c'è Pianosa. Il Gargano è delimitato su 3 lati dal mare, ma sul lato ovest, sulla terraferma. Per cui qual è il limite? Storicamente è quello che qui abbiamo indicato ed è quello che abbiamo preso in considerazione anche noi. Quindi è il percorso, quello che vediamo in turchese, del torrente Candelaro, l'intero percorso del torrente Candelaro che sfocia a sud di Manfredonia, e invece nella parte nord-ovest, nei pressi di Lesina, la parte terminale del fiume Fortore, quello che vediamo qui in rosso. Quindi quelli delimitano il Gargano. Ho già detto che il libro contiene tutte le piante, però attenzione, tutte le piante spontanee e spontaneizzate. Non si troveranno nel libro piante coltivate, quindi le piante che sono solamente coltivate sul Gargano non sono presenti in questo volume. È un volume che parla di piante spontanee oppure di piante spontaneizzate, quindi anche le piante coltivate, se sono in grado di spontaneizzarsi, allora vengono considerate. Ma quelle proprio messe a dimora, piantate dall'uomo e che rimangono lì dove sono state piantate, non sono presenti. Come già accennava anche Piero, ci sono delle annotazioni nel volume che indicano se una pianta è effettivamente presente, se una pianta è dubbia, se ci sono segnalazioni antiche, e per antiche abbiamo messo un limite di 50 anni fa, quindi se ci sono segnalazioni precedenti a 50 anni fa. E poi non risultano altre segnalazioni, quindi la pianta, diciamo, è da confermare, o altre piante che sono sicuramente o molto probabilmente segnalate per errore. Oltre a queste ci sono altre indicazioni. Allottona vuol dire una pianta che non è propria del territorio, quindi una pianta che è stata introdotta dall'uomo direttamente o volontariamente o indirettamente, involontariamente. È stata introdotta e poi è stata in grado di riprodursi autonomamente, quindi di naturalizzarsi. Quindi quelle piante sono anche incluse, sono segnalate. Sono indicate le piante che sono presenti solo sulle Tremiti. Quindi ci sono alcune piante che sono presenti sia sulle Tremiti che sul Gargano, altre solo sul Gargano, altre solo sulle Tremiti. Quelle che sono presenti esclusivamente sulle Tremiti, nel territorio che abbiamo indagato, quindi Gargano più Tremiti, sono indicate con una segnalazione che. Con una nota che riporta segnalata solo sulle Tremiti. Siccome il libro è un libro dedicato a chi si occupa di piante, quindi ai botanici, agli appassionati di botanica, i cosiddetti botanofili, ma anche a persone che vogliono avvicinarsi alle piante del nostro territorio. Abbiamo cercato di adottare qualche accorgimento che rendesse più facile l'utilizzo del volume anche da parte di chi non sia del settore. E quindi abbiamo ridotto al minimo le abbreviazioni, praticamente non ne abbiamo utilizzate, mentre in questi volumi solitamente si utilizzano molte abbreviazioni,
per dire il fusto si indica con la F puntata, le foglie con FG puntato, però rendono difficile l'utilizzazione da parte di chi non è avvezzo a utilizzare questi volumi. Quindi le abbiamo eliminate, sono pochissime abbreviazioni estremamente semplici di uso comune, per dire ECC, per dire eccetera, cose del genere, assolutamente comprensibile. Comunque c'è una tabella nella parte iniziale del libro che riporta queste abbreviazioni, ma di per sé molto, molto comprensibili. E poi abbiamo indicato dove si possono andare a reperire alcuni glossari botanici che sono utili per coloro che non conoscono alcuni termini tecnici e hanno necessità nell'utilizzo di queste chiavi analitiche che servono proprio per determinare le piante, di andare a verificare il significato di alcuni termini tecnici. Molto utile, vi segnalo questo di Acta Plantarum, ma anche quello della Treccani o anche su Wikipedia, insomma, ce ne sono diversi online. Nel libro sono presenti anche 50 tavole iconografiche per un numero complessivo di 200 specie, qui ne vedete 4 di una famiglia, della famiglia delle rosacee, sono 4 piante presenti nel nostro territorio, giusto per dirne una in basso a destra vedete Mespilus germanica e il Nespolo europeo, quindi non il Nespolo che compriamo al supermercato, quella è una pianta asiatica, ma il Nespolo europeo che troviamo spontaneo nei nostri boschi. Ci sono poi anche alcune fotografie, poco più di 80 fotografie in 64 pagine non numerate, quindi fuori testo. Sono tutte realizzate sul Gargano tra il 2010 e il 2020. Ve ne riporto alcune delle piante più interessanti. Questo è il limonio delle Tremiti. È una specie endemica di Tremiti e Gargano. Prima il professor Medagli parlava di endemismi, di specie endemica. Una specie viene definita endemica quando è presente in un territorio piuttosto ristretto. Quindi parliamo di endemismo quando una specie ha un areale di distribuzione ristretto e quindi si dice che è endemica di quel territorio. Questa pianta qui, Limonium diomedeum, limonio delle Tremiti, a livello mondiale è presente solo sulle isole Tremiti e sul Gargano, quindi ha un areale ristretto a livello mondiale, per cui è una specie endemica di Gargano e Tremiti. Nel libro abbiamo 16 specie endemiche nel nostro territorio, quindi di Gargano e Tremiti. Questa è l'unica che è presente sia sul Gargano che sulle Tremiti. Ce ne sono tre che sono endemiche solo delle Tremiti, quindi che a livello mondiale tre specie sono presenti, tre taxa per essere più precisi, sono presenti soltanto sulle isole Tremiti. Una è questa qui, il limonio delle Tremiti, è presente sia sulle Tremiti che sul Gargano, e poi altre 12 che sono endemiche esclusive del Gargano, quindi a livello mondiale presenti solo sul Gargano. Questa è una, la campanula del Gargano, che veniva citata anche prima. Campanula garganica, la campanula del Gargano, nella sottospecie garganica, è un'entità, un taxon, endemico del Gargano, a livello mondiale è presente solo sul Gargano. Cresce sulle rupi, è abbastanza diffusa sul Gargano, sia nella parte settentrionale che nella parte meridionale. Cresce sul castello di Monte Sant'Angelo o sull'abbazia, sui ruderi dell'abbazia di Monte Sacro, sopra Mattinata, o lungo la strada costiera tra Peschici, Vieste, insomma, la si nota se la si guarda, insomma. Sulle rupi, e bisogna guardare nel punto giusto. Un altro endemismo del Gargano, quindi questa è un'altra specie che a livello mondiale è presente solo sul Gargano, è il giaggiolo a due teste, Iris bicapitata. Bicapitata vuol dire proprio a due teste. Quindi questo bellissimo fiore, questa bellissima iris, che anch'essa relativamente diffusa. Una specie invece endemica delle isole Tremiti è il fiordaliso delle Tremiti. Questa Centaurea diomedea è presente a livello mondiale solo sulle isole Tremiti. Quindi se uno la vuole vedere deve per forza venire sulle isole Tremiti. Ciò non toglie che possa essere presente in orti botanici o coltivata anche altrove, però in natura, come pianta spontanea, autoctona, è presente solamente alle isole Tremiti. Passiamo ad altre specie di interesse. Questa è una pianta cerintere torta che in Italia è presente solo sul Gargano.
Poi ha una distribuzione orientale, presente in altri paesi prevalentemente del sud-est europeo, ma in Italia è presente solo sul Gargano. Sono particolarmente affezionato a questa pianta perché è una di quelle che abbiamo segnalato noi come nuove per l'Italia nel 2014. Attualmente è nota solo nella Valle dell'Inferno, quindi tra San Giovanni Rotondo e Manfredonia. Nome italiano è Erba vaiola ritorta, il nome scientifico è Cerinthe retorta. Anche questa è una pianta a distribuzione orientale, quindi dell'Europa sud-orientale, e che in Italia è presente solo sul Gargano. Anche questa l'abbiamo scoperta pochi anni fa, è il Linum elegans, il nome italiano è lino elegante, e attualmente è nota soltanto in una piccola area tra Monte Sant'Angelo e Mattinata. Un'altra specie a distribuzione orientale che in Italia è presente solo sul Gargano è questa, quella che si citava prima anche Piero, l'Enula candida o Inula verbascifolia. È una specie anche questa rupicola come la campanula garganica, quindi la troviamo sulle rupi. E vedete, l'intera pianta è ricoperta di peluria, di pelosità grigiastra, grigio-biancastra, a parte l'infiorescenza, proprio i fiori sono gialli. Ma tutto il resto della pianta, per proteggersi dall'evapotraspirazione, cioè dalla perdita di umidità, di acqua, di vaporacqueo, è ricoperta di questa pelosità, proprio perché cresce sulle rupi aride. Questa è un'altra specie a distribuzione orientale che è presente in Italia solo sul Gargano. Sono tante, vedete, la vedovina di Dalla Porta, un'altra sottospecie attualmente considerata. Anche questa cresce sulle rupi. Si trova sul Gargano soltanto nei valloni meridionali, nella parte sud-sud-est del Gargano, solo sulle rupi dei valloni. Questa è un'altra bellissima pianta, Peonia peregrina, il nome scientifico, o Peonia pellegrina, il nome italiano, scoperta anche da pochi anni, o meglio confermata pochi anni fa, perché questa era segnalata secoli fa. E poi questa segnalazione era stata ritenuta erronea proprio perché non vi erano conferme recenti, quindi si pensava che fosse stata segnalata per errore. Invece è stata riscoperta proprio da pochi anni ed è una pianta che, anch'essa orientale, che in Italia cresce sul Pollino, quindi tra Basilicata e Calabria, e sul Gargano. Quindi sono queste le uniche stazioni italiane. Questa è un'altra specie famosa del Gargano, il cisto di Clusius, che invece è una specie occidentale, questa distribuzione occidentale, e che in Italia è presente solo in Sicilia e sul Gargano. Sul Gargano soltanto a Lesina, solo nella zona di Lesina. Cresce sulle sabbie, è un cisto che cresce sulle sabbie, diciamo, nella tipiche macchia e gariga, queste formazioni basso-arbustive, soprattutto nelle garighe, in questo caso il cisto, queste formazioni basso-arbustive, sempre verdi lungo le coste mediterranee. In realtà questa specie era praticamente estinta sul Gargano, nel 2008 più o meno si sono estinti gli ultimi quattro individui che erano presenti. Per fortuna l'orto botanico dell'Università di Bari conservava dei semi raccolti proprio a Lesina da queste piante e quindi ha fatto germinare questi semi nell'orto botanico a Bari e poi quando le plantule sono cresciute un po' ha portato le giovani piantine sull'istmo di Lesina e oggi ci sono alcune centinaia di individui che sono stati portati, però sono figli delle piante di Lesina, quindi sono esattamente quelle piante che erano presenti lì. Diverso sarebbe stato il discorso se la pianta si fosse completamente estinta e allora bisognava capire se aveva senso reintrodurla, per esempio, raccogliendo i semi in Sicilia o in Spagna dove si trova la pianta. Forse no. Ma in questo caso, siccome i semi erano raccolti proprio all'esina, è stato utile reintrodurla. Nel libro ci sono poi altre immagini anche di piante più comuni, il croco napolitano o l'arcana tintoria e così via. Ora, c'è anche l'indicazione per chiunque volesse o potesse, avesse indicazioni, segnalazioni da fare, di contattarmi. Qualsiasi informazione, indicazione di errore o anche informazioni di qualsiasi genere è ben accetta. E
E quindi vi ringrazio per l'attenzione. Intervengo dallo studio, c'è una domanda per Robert, una domanda fondamentale direi, e cioè se è possibile e dove è possibile acquistare questo volume. Allora, il volume è acquistabile presso l'ente Parco Nazionale del Gargano, perché come dicevo la ricerca è stata finanziata e la stampa del volume allo stesso modo finanziate dall'ente Parco Nazionale del Gargano. So che c'è qualche problema in questo momento per l'acquisto, perché qualcuno che ha provato ad acquistarlo mi ha detto che non è riuscito, e mi è stato comunicato dall'ente Parco che stanno lavorando a questioni burocratiche che sperano di risolvere in tempi rapidi. In ogni caso, chi volesse acquistarlo dovrà rivolgersi all'Ente Parco Nazionale del Gargano, perché tutte le copie sono in suo possesso. A parte ovviamente alcune copie che spettavano a noi autori da contratto, che abbiamo in qualche modo noi, ma che abbiamo ovviamente anche distribuito tra conoscenti, amici o altri botanici, o anche una copia alla biblioteca, Michele Lecce. Allora, non vedo altre domande, quindi lasciare la chiusura sia a te che al professore, e quindi poi ci salutiamo. Va bene. D'accordo, Piero, non so se tu hai qualcosa da Va chiedere. bene, io ringrazio tutti quanti. Va bene. Mi ha fatto molto piacere sentire quando parla Robert, c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare. Anch'io che pensavo di sapere molto sul Gargano, ho appreso tante altre cose, ho fatto i conti con gli endemismi, mi sono segnati. Quindi è stato anche da parte mia, diciamo, è stato molto interessante. E niente, quindi ringrazio tutti e passo la parola a te, Rob. Va bene, allora anche da parte mia un grazie davvero a Piero per la sua presenza. Piero è probabilmente il più grande esperto di piante della Puglia, quindi è stato un grande onore averlo qui con noi. E un grazie davvero anche nuovamente alla biblioteca per questa presentazione e per tutto quello che sta facendo negli ultimi mesi, che è davvero a San Giovanni Rotondo. Sta contribuendo in maniera notevole alla cultura e alle possibilità anche per la gente di avere a che fare con i libri. Bene, ci salutiamo, ricordiamo l'appuntamento giorno 20, il prossimo con Buone Nuove, in cui presentiamo il libro dello sfortunato Michelangelo De Bonis insieme ai suoi amici. Alla prossima. Sera. Grazie, buonasera. Arrivederci, buona serata.